Eliano Fantuzzi, Vita parigina. Commento critico a cura di Giancarlo Bonomo, voce narrante Raffaella Ferrari. Eliano Fantuzzi è pittore e poeta della vita quotidiana, dello scorrere di un tempo che pare cristallizzato nella composizione senza colpi di scena, dove tutto accade secondo un copione rispettato fedelmente dalle tenue figure umane e dalle automobili che appaiono molto più evidenziate. In questo dipinto dei primi anni 50, l'artista modenese illustra proprio la mesta normalità di una giornata senza particolare storia, scandita dal timido movimento di un traffico lento che non disturba affatto l'ora del passeggio pomeridiano. Non vi sono protagonisti, tutto appare nell'ordine consueto di una pacificante narrazione, simile ad un affaccio distratto da una finestra o un balcone. Ma nonostante nulla di coinvolgente accada, è nella felice concordanza di spazi, luce, forme svaporanti e colori da ricercare il misterioso fascino del dipinto. L'armonia dell'insieme, la provvisorietà di un colore che appare ancora fresco sopra la tela, le scansioni quasi cubiste che incastrano con misura tutti gli elementi dello sfondo urbano, sono gli stilemi che ci catturano nella disarmante semplicità della scena. Fantuzzi, con rapide ed agili pennellate e abilità da illusionista, nel gioco del vedo non vedo, rende sublime il banale in questa pittura che si consuma in un attimo irripetibile, lontano da qualsivoglia tensione esistenziale.